fa è nata questa idea della mostra e abbiamo fatto questo progetto che abbiamo proposto alle scuole del nostro comune. E le scuole dovevano fare un disegno riguardante il tema che noi davamo. Ovviamente ogni anno scegliamo un episodio della vita di Don Bosco e i ragazzi fanno il disegno secondo i loro gusti. Per esempio le elementari fanno un disegno più semplice, mentre con le medie fanno fumetti o disegni astratti. E abbiamo pensato che però per i più piccoli, per la prima e la seconda elementare, fosse importante che imparassero a conoscere la figura di Don Bosco partendo dagli episodi chiave della vita del santo. E quindi ad anni alterni proponiamo o il sogno dei 9 anni o Don Bosco giocoliere. Questa è la stanza del sogno e è una stanza che vuole rappresentare un po' quello che ha cambiato la vita di Don Bosco, il sogno che ha avuto all'età di 9 anni, quando si presentò Maria e gli fece vedere che c'erano molti animali feroci che si trasformavano in animali mansueti. E questo sarebbe stato il suo compito poi per tutta la sua vita. In realtà lui all'inizio non lo capisce bene, no? Ma con il tempo poi gli viene detto che tutto potrà capire. E in questa stanza ci sono i disegni della prima e la seconda elementare e poi abbiamo voluto chiedere ai ragazzi che passavano in questa mostra di scrivere sui bigliettini i loro sogni che avevano e di appenderli per decorare appunto questa stanza e per crederci fino all'ultimo in quello che... Da 4 anni a questa parte non proponiamo solo la mostra, ma abbiamo pensato a un vero e proprio evento che potesse coinvolgere i bambini delle scuole, i genitori, gli educatori e anche le persone che sono simpatizzanti dell'oratorio. E quindi se in un primo momento pensavamo solo di coinvolgere i ragazzi con il concorso dei disegni, l'evento si è ampliato e abbiamo iniziato a proporre una serata di formazione per gli adulti, dove potessero venire a parlare delle persone in maniera approfondita del tema dell'anno. E una formazione per gli educatori. Cosa sei disposto a perdere? Lo slogan di quest'anno è Mi fido di te. L'episodio chiave è l'incontro di Don Bosco con i ragazzi del carcere. Don Bosco incontra i ragazzi del carcere e propone loro una giornata di libera uscita. E li porta a fare una passeggiata nella campagna e tutti quanti, dal ministro che gestiva il carcere, dicono che sia un'idea sbagliata, però Don Bosco si fida di questi ragazzi e fino all'ultimo, dal ministro a tutte le persone che non si fidano di Don Bosco, sperano che uno dei ragazzi scappi in maniera da far capire a Don Bosco che non poteva fidarsi di questi ragazzi. E invece il santo si fida di questi ragazzi e loro si sentono importanti, si sentono amati da una persona. E per questo non tradiscono. Quest'anno abbiamo chiesto a Laura Pozzar di proporci una sua installazione. E sono 3 gabbiette appese al lampadario e lei con 6 faretti le illumina da due parti diverse e l'importanza è proprio il gioco delle ombre che si riproduce sul muro. Queste gabbiette sono fatte di tessuto molto leggero e hanno anche una porticina aperta. E questo un po' ci fa pensare al fatto che
c'è una speranza di poter uscire dalla gabbia. Di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Qui ci sono i disegni dei ragazzi di terza, quarta e quinta elementare e riprendono proprio il tema centrale dell'evento di quest'anno, cioè la giornata di libertà per i piccoli carcerati. Sulle fasce ci sono le testimonianze dei carcerati che in questi anni hanno scritto a Suor Gianna, suor adoratrice del Santissimo Sacramento, che per vocazione incontra ogni giorno i detenuti che devono scontare la loro pena. Si è recata personalmente in alcuni carceri. E poi la notizia che una persona potesse ascoltarli senza dei pregiudizi e con il cuore aperto si è esteso in molti altri carceri d'Italia, così da creare un intreccio di corrispondenze. Di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?